Questo programma è offerto da Ieri mattina dalle ore 10 in poi, presso l'aula consigliare Antonio Gargano del comune di Bagheria, si è tenuto un consiglio comunale in seduta straordinaria e urgente in adunanza pubblica. Tante discussioni e tante polemiche tra i vari consiglieri di maggioranza e quelli di opposizione. È stata necessaria più di un'ora per votare l'urgenza e la straordinarietà della convocazione. Tra le tante discussioni sono stati approvati due ordini del giorno, ovvero la revoca della delibera commissariale e l'ordine del giorno sul progetto Giovani. È stato inoltre bocciato l'ordine del giorno dell'opposizione che voleva la presenza del giudice di pace a Bagheria, mentre è stato promosso quello che voleva un abbassamento dello stipendio da parte di tutte le cariche politiche del Consiglio Comunale. Dopo tanti battibecchi si è riusciti quindi ad arrivare alla concretezza. La seduta è stata ripresa a titolo gratuito da Canale 8, unica emittente che ha risposto positivamente al bando del Presidente del Consiglio Claudio Clemente. Scarso il dialogo tra Presidente del Consiglio e opposizione sulla questione che riguardava le emittenti televisive. Mentre infatti Claudio Clemente ha stilato un bando in cui invitava le emittenti interessate a riprendere gratuitamente la seduta, l'opposizione, autotassandosi e pagando quindi di tasca propria, contattava Teleone per le riprese della stessa seduta. L'arma dei carabinieri ha tratto in arresto 5 soggetti che hanno rapinato e malmenato un'anziana a Carini. La banda era formata da una coppia di minorenni e da 3 giovanissimi. I 5 malviventi, entrati in azione in via Crispi, hanno goduto della complicità di una ragazza 17enne che da qualche mese lavorava come badante della pensionata di 67 anni. La ragazzina ha infatti lasciato aperto il portone, consentendo agli altri 4 rapinatori di entrare in casa per poi picchiare la donna e portare via gli oggetti in oro per un valore di circa 2000 euro. I carabinieri sono riusciti a risalire proprio alla badante e a dare un nome e un cognome ai complici: Antonino Alamia, 36 anni, Danilo Silvestrini, 20 anni, e Eleonora Abate, 19 anni. Ancora un furto d'energia, questa volta a Monreale, dove i carabinieri hanno tratto in arresto Sebastiano Sino, 47enne. L'uomo in questione avrebbe rubato l'energia elettrica tramite allaccio diretto alla rete pubblica per alimentare così la propria abitazione. Durante la perquisizione i militari hanno inoltre trovato 2 grammi di hashish. L'uomo è già noto ai carabinieri in quanto, esattamente un anno fa, venne già arrestato per possesso di hashish e per furto di energia. Una storia dunque che si ripete a distanza di un anno e che aggrava la situazione dell'imputato, finito così nuovamente in manette. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada. Manhattan Coffee & Drink, il locale giusto dove puoi trascorrere le tue serate in allegria. Da lunedì alla domenica, ogni scusa è buona per raggiungerci al Manhattan.
Puoi divertirti insieme a noi tuffandoti nelle allegre serate a tema del lunedì o esibirti in divertenti performance canore con il karaoke. Il sabato puoi scatenarti con le serate disco o gareggiare con i tuoi amici al quizzone della domenica. Non hai più scuse, ti aspettiamo al Manhattan. È stata un'ora di pranzo amara quella di ieri a Cefalù, infatti attorno alle ore 13 all'altezza dell'incrocio tra la statale 113 e la via del Giubileo Magno è stato registrato un incidente che ha coinvolto due persone. Il veicolo coinvolto era un motore sul quale si trovavano a bordo due persone. Da una prima ricostruzione stavano svoltando dalla statale 113 verso la via del Giubileo Magno ed il mezzo sul quale andavano sarebbe scivolato sul manto stradale e uno dei due sfortunati è stato trasportato in ospedale. Non si sa bene se il sinistro è avvenuto a causa di una buca o di un ostacolo improvviso o semplicemente per un errore del conducente. Fatto sta che la polizia, accorsa prontamente sul posto assieme ai soccorritori del 118, sta indagando sull'accaduto. I carabinieri della stazione di Altofonte, nel corso di un normale controllo, hanno tratto in arresto un pensionato del paese. L'uomo deteneva regolarmente un fucile da caccia, ma durante una perquisizione domiciliare i militari si sono imbattuti in un altro fucile, mai registrato e privo della punzonatura del Banco Nazionale di Prova che costituisce un requisito per la libera vendita. L'anziano, poiché non è riuscito ad offrire ai carabinieri una spiegazione sul perché detenesse l'arma, è stato immediatamente arrestato e trattenuto agli arresti domiciliari. È stata firmata una convenzione tra il Comune di Ganci e la Proloco per l'espletamento del servizio di informazione ed accoglienza turistica nei locali di Piazzetta Zoppo di Ganci. L'amministrazione comunale, ha detto il sindaco Giuseppe Ferrarello, vuole dare una maggiore rilevanza alle politiche turistiche e quindi valorizzare e migliorare la qualità del settore. Il servizio di sportello informativo turistico prevede attività di accoglienza e informazioni a favore dei turisti e visitatori di Ganci e del comprensorio Madonita. Il front office effettuerà anche attività di promozione di eventi, festeggiamenti, spettacoli ed iniziative tese al recupero della memoria storica e culturale, nonché la promozione delle risorse produttive e diffusione dei prodotti tipici del territorio. Il servizio sarà fruibile dal martedì a domenica, dalle ore 9 alle ore 13 e, nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.30 con un operatore, mentre si aggiungeranno altri due operatori volontari nei periodi dell'anno soggetti a maggior affluenza turistica. La durata della convenzione è per un anno. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici, ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A
te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego. Canale 8, in collaborazione con ACAS, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutti i mercoledì e le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook, alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo. Notte bianca ieri al centro commerciale Forum di Palermo. Special guest Anna Tatangelo. L'appuntamento, fissato per le 20:30, ha visto tantissimi fans arrivare da ogni parte della Sicilia. Per l'occasione i negozi sono rimasti aperti fino a mezzanotte. La cantante, che si è divertita a cantare con il pubblico i suoi brani più significativi, ha anche dedicato uno spazio alla lettura dei messaggi e delle letterine dei fans. Alla fine del concerto, dopo aver cantato insieme alla folla il suo ottimo pezzo dal titolo Muciaccia, ha ricevuto dei regali da parte di alcuni negozi del forum. Alle 23 è andata via ringraziando i siciliani per il calore trasmesso. Liberata a largo di San Vito Lo Capo, una tartaruga caretta, recuperata da diportisti il 21 giugno scorso e consegnata alla Guardia Costiera del WWF Italia. L'animale, trasferito al centro di recupero di Lampedusa, è guarito ed è stato liberato. L'occasione è servita a ricordare, a distanza di un anno, la prematura scomparsa del presidente del WWF Sicilia, Francesco Alaimo, alla presenza della figlia e dei nipoti che hanno accompagnato in mare la tartaruga ribattezzata Franco. Questo programma è stato offerto da Una buona giornata da tutto lo staff di ilmeteo.it. Previsioni per venerdì 25 luglio. Va decisamente migliorando il tempo sulla nostra penisola, con soleggiamento via via più diffuso e solamente lievi disturbi sulle aree alpine ed appenniniche. Si prepara tuttavia in serata un ennesimo peggioramento da nord-ovest. Ecco il dettaglio. Al nord, bel tempo molto soleggiato in mattinata, soprattutto sulle pianure. Qualche addensamento potrà interessare solamente le Alpi orientali, con possibili piovaschi. Nel pomeriggio sempre lievemente instabile sulle aree alpine, con frequenti precipitazioni associate, primi disturbi su ovest Piemonte e sulla Liguria occidentale, con peggioramento più marcato poi in serata su questi settori. Al centro sole prevalente salvo qualche nube in più e locali piovaschi sulle Marche e sui rilievi in genere. Nel pomeriggio ancora deboli fenomeni saranno possibili sul versante adriatico, più probabili sulle aree montuose, sempre sereno invece in Sardegna. Eccoci al sud, dove il tempo sarà molto stabile con ampio soleggiamento per tutta la giornata, salvo qualche disturbo sui rilievi appenninici, specie nel pomeriggio. I venti soffieranno con debole intensità in prevalenza da nord-ovest. Temperature in aumento un po' ovunque, soprattutto per quanto riguarda le massime. Saranno invece temperature più stazionarie al sud.
Amici cari, l'aggiornamento termina qui. Il tempo migliora temporaneamente sull'Italia, ma un'ennesima perturbazione atlantica è in agguato, con piogge in arrivo a partire da nord-ovest. Seguiteci sempre anche su tutte le nostre applicazioni per cellulari. Un caro saluto da tutti noi di ilmeteo.it. Arrivederci. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 25 luglio, si ricorda San Giacomo il Maggiore Apostolo. Il nome Giacomo deriva dal greco Iacobos e dal latino Iacobus, che rendono l'originale ebraico Yaakov. Tra le interpretazioni più accreditate sul significato c'è Dio ha protetto, oppure colui che cammina sulle orme di Dio. Dice il proverbio, nella scuola dell'esperienza si impara tutti i giorni. Sono nati oggi Gigi Marzullo, Sabina Guzzanti, Francesca Chillemi. Il 25 luglio 1943 cade il fascismo. In seguito alla seduta del Gran Consiglio della notte precedente, Benito Mussolini viene costretto a lasciare l'incarico e arrestato. In questo giorno del 1968, Papa Paolo VI, nell'enciclica Humanae Vitae, condanna ogni forma di contraccezione e ribadisce come legittima la sola sessualità coniugale a scopi procreativi. Infine, il 25 luglio 1978, si apre l'era della fecondazione artificiale. Nasce in Inghilterra Louise Brown, la prima bambina al mondo concepita in provetta. Céline Dion ha detto: penso che la vita abbia un segreto e i bambini custodiscono questo segreto. Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, giovedì 25 luglio. Ariete, qualcuno medita sui conti che non tornano, sul rapporto di coppia che non soddisfa. Forse al momento siete un po' pessimisti? Guardate avanti, mettetevi alla prova e soprattutto oggi mettete in azione l'intuito, non potrete che ricredervi. Toro, a togliervi da un impasse arriva la luna in pesci, intrigono a Giove. Colpi di fortuna e novità su vari fronti, denaro, lavoro, amicizie. Incontrate nuove persone, alcune di loro saranno utili per il lavoro, altre compagni divertenti per il tempo libero. Gemelli, quando come oggi le cose non girano, gli sforzi, specie indirizzati in maniera confusa, servono a ben poco. Prendetela con filosofia, appellatevi al buonsenso e tenete i piedi saldi a terra per non lasciarvi fuorviare dalle emozioni. Cancro, umore alle stelle grazie al trigono acquatico luna Giove-Nettuno con l'apporto stabilizzante di Saturno. Intuizione e lucidità al top, se un quesito vi sta a cuore troverete la risposta dentro di voi. Fortuna al lotto e al tavolo verde. Leone, il tempo di abbandonare l'immagine vincente ma un po' sbiadita è ormai alle porte. Sondare le vostre qualità farà emergere talenti nascosti. Cogliete le opportunità che vi vengono offerte e che vi siete lasciati sfuggire per scarsa lungimiranza. Vergine, Mercurio e Saturno vi puntellano, pronti a promuovere l'immagine migliore di voi. Riuscirete a non cedere al disordine e alla confusione. Amici carissimi spendono parole tranquillizzanti, dunque abbandonate il vostro atteggiamento pignolo. Bilancia, un progetto che stentava a decollare, fatti i dovuti aggiustamenti, oggi sembra avere buone e anzi ottime probabilità di riuscita. Riproponetelo. Una questione di principio potrebbe indurvi a sfoderare una combattività che spiazza gli avversari. Scorpione, per uscire dalla vostra crisi emotiva, perfetta l'iniezione di fiducia di Luna e Nettuno in Pesci, con Giove armonico fautore di fortuna. Progetti grandiosi in prima linea, serenità familiare, vincite al gioco, viaggi ed esperienze esaltanti. Sagittario, non è strano che oggi siate confusi e ve la prendiate per un non nulla. È l'effetto della Luna in Pesci congiunta a Nettuno che vi fa sentire inadeguati. Ci sono dei cambiamenti da fare, senza cedere alle lusinghe, puntate sul vostro spirito avventuroso. Capricorno, in sestile a Plutone la Luna in Pesci risana abilmente le vostre finanze. Entrate a sorpresa e rimborsi di vecchi debiti oramai quasi dimenticati. Ma con un po' di adattabilità in più potete aggirare alcuni scogli esistenti tra voi e la persona amata. Acquario, oltre ad essere rassicurante per le finanze, la giornata promette di inserire qualche nota nuova nel lavoro di routine, scongiurando la noia. Potrete sbizzarrirvi con la fantasia, che certo non vi manca, per vivacizzare un po' il tran-tran. Pesci, sorretta da una schiera di astrali favorevoli, la luna nel segno non si ferma davanti a niente, anzi gioca al rilancio, ricoprendovi di regali. Logica e fantasia si fondono in un'amalgama di sicuro successo che vi consentirà di dare vita ai sogni più arditi.